Anticipazione un posto al sole, trama puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018. Franco accusato di tentato omicidio. Valentina medita il suicidio. Lunedì 26 febbraio 2018. Valentina riesce a mettere a tappeto Gaetano Prisco, che viene trasportato d'urgenza in ospedale. La donna non trova il coraggio di confessare la verità agli inquirenti e lascia che qualcun altro sia incriminato di tentato omicidio al posto suo. Roberto e Alberto si rendono protagonisti di un duro confronto. Poi il Paladini, senza minimamente pensare all'atteggiamento contrariato del suo antagonista, si avvicina nuovamente a Sandro, cercando nuovamente di manipolarlo. Vittorio invece è diviso tra la sua coscienza e i sentimenti molto forti che sente per Anita Falco. Martedì 27 febbraio 2018. Gaetano in ospedale lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono critiche, disperate. Franco vive momenti difficilissimi. È stato accusato di tentato omicidio, ma è innocente. Roberto è molto preoccupato per Sandro e per lo strano legame che si è venuto a creare tra lui e Alberto. Così cerca di aprire l'argomento con suo figlio, che lo fredda con una decisione inaspettata. Vittorio, dopo un'attenta riflessione, decide di accantonare i sentimenti che prova per Anita. Mercoledì 28 febbraio 2018. Mentre i sospetti degli investigatori si concentrano sempre più su Franco Boschi, Angela capisce che è stata Valentina Brandi ad aggredire Gaetano. Roberto mostra a Sandro una serie di documenti che provano la scorrettezza e l'inaffidabilità di Alberto. Quest'ultimo intanto cerca di manipolare il nipote per farsi assumere ai cantieri. Ferri lo scopre. Vittorio supera a pieni voti il primo esame all'università. Il giovane riceve le congratulazioni da parte di una persona inaspettata. Giovedì 1 marzo 2018. Dopo l'accorato appello di Angela, Valentina piomba in una disperazione ancora più cupa. La donna medita di compiere un gesto estremo. Diego viene finalmente dimesso dall'ospedale. Silvia si accorge che sua figlia si sta innamorando di lui. Alberto, forte dell'appoggio incondizionato di Sandro, valuta nuove strategie. Suo nipote intanto continua a difenderlo da Ferri. Venerdì 2 marzo 2018. Valentina prende una coraggiosa decisione. Si reca in commissariato e rilascia una deposizione atta a scagionare Franco Boschi e soprattutto ad aiutare Giovanna nelle sue indagini contro i crimini commessi da Gaetano Prisco. Silvia entra in crisi dopo un diverbio con Rossella riguardante il suo rapporto speciale con Diego. Successivamente la donna litiga anche con Michele, per poi scoprire di avere non pochi punti in comune con il suo editor Emanuele. Anticipazione un posto al sole, prossime storyline. Beatrice si riaffaccia sulla scena, e non solo. Svolte clamorose, alleanze graditi re in tre. Ecco cosa annunciano i prossimi filoni narrativi dell'amata soap napoletana. Partiamo col dirvi che Beatrice tornerà a occupare un ruolo di primo piano nelle vicende della telenovela, soprattutto nelle puntate che andranno in onda in primavera, mentre altre novità ci giungono sul fronte Mariella e Guido.
Inaspettatamente l'Altieri, per reagire alla trasformazione cui vuole indurla il suo fidanzato, si allerà con una persona, pare una donna, con cui in passato ha avuto dei contrasti. Gli spoiler annunciano che non si tratterà di Cinzia e che questa storyline avrà dei contorni che ci strapperanno più di una risata. Ma ancora, novità interessanti ci saranno ancora anche sul fronte della famiglia Prisco. Come già appurato leggendo la trama degli episodi a cavallo tra febbraio e marzo 2018, Valentina Brandi si recherà in commissariato e rilascerà a Giovanna una deposizione volta a scagionare Franco Boschi dall'accusa di tentato omicidio. In questo modo aiuterà la polizia a incriminare Gaetano per tutti i reati commessi. La Brandi si esporrà a seri pericoli? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.